Un addetto alla fauna selvatica in aeroporto ha il ruolo di assicurarsi che non ci siano animali specialmente volatili vicino alla pista. Ma si occupa anche di animali smarriti nei meandri dei terminal. Che fare però in caso di uno sciame di api? Nell'agosto del 2012, migliaia di api sciamarono su un aereo Delta diretto a New York. Tutto successe durante le procedure di carico bagagli e rifornimento del carburante. Per fortuna, l'apicoltore Steven Ripaschi era lì. Si trattava infatti già del quarto incidente simile accaduto in quell'aeroporto nel giro di pochi mesi. Poco prima, nel maggio 2012, ben 15.000 api avevano completamente ricoperto un aereo ultraleggero, causando gravi ritardi su tutti i voli in partenza. L'addetto alla fauna selvatica allora cercò su Google apicoltori in zona e, per sua fortuna, trovò il signor Ripaschi, che si rese subito disponibile. Il lavoro di un babysitter per struzzi è impedire che i piccoli struzzi scappino via dal recinto o si feriscano tra di loro. Passa ore e ore dentro il recinto pronto a intervenire. Si tratta di un lavoro faticoso e pericoloso. Gli struzzi sono animali territoriali e hanno un gran caratteraccio. Se innervositi o minacciati, possono anche aggredire una persona. Il babysitter per struzzi non può mai abbassare la guardia, basta una minima distrazione e i pennuti possono combinare grossi guai. C'è chi può rapinare legalmente una banca ed è il penetration tester. Questi professionisti testano i sistemi di sicurezza della banca. In passato si trattava di mettere in scena una finta rapina. Succede ancora oggi, ma la maggior parte del lavoro ormai consiste nel mettere alla prova i sistemi di sicurezza informatici e impedire furti d'identità. Possono persino fingersi agenti di polizia e installare telecamere a circuito chiuso nei cavò. Esistono i fattorini di pizze subacquee in un hotel sottomarino in Florida. Si tratta di uno specialista di immersioni, il cui compito consiste nel rifornire gli ospiti dell'hotel di pizze appena sfornate, trasportate in contenitori impermeabili. Un assaggiatore di cibo per animali è un ricercatore, laureato e specializzato. E più che assaggiare il cibo, il suo compito consiste nell'analizzarlo e stabilirne i valori nutrizionali. Sulla base della sua relazione si cercano modi di migliorare i prodotti in commercio. La prima cosa che fa lo specialista è annusare il cibo. Nessuno vuole del cibo per gatti che puzza di pesce, d'altronde. Fatto ciò, arriva il momento dell'assaggio. L'assaggiatore professionista ne valuta aspetto, consistenza e sapore. Dopo aver messo tutto nero su bianco, l'assaggiatore sputa via il cibo. Chi sceglie il nome degli smalti per unghie osserva i colori dei nuovi prodotti e li descrive in una o due parole. Lo fa basandosi sull'aspetto o sulla sensazione che gli trasmettono. Qualche tempo fa, la NASA e l'Agenzia Spaziale Europea hanno assunto dei dormiglioni professionisti. Le due agenzie hanno pagato 24 volontari tra i 24 e i 55 anni più di $18.000. L'esperimento consisteva nel restare 60 giorni sdraiati a letto. Potevano leggere, giocare ai videogame e guardare le loro serie preferite, a patto di non alzarsi mai. Inoltre i letti erano tutti orientati verso il basso con un angolo di 6 gradi. L'obiettivo era farsi un'idea degli effetti della gravità artificiale sull'organismo umano. Uno dei benefici della professione di cercatore di palline da golf è che si lavora sempre all'aria aperta. Il lavoro consiste nel recuperare palline da golf finite dentro gli stagni. Sembra un lavoro facile e divertente, ma quegli stagni non sono sempre ben curati. I cercatori quindi devono spesso rovistare in stagni fangosi, pieni di alghe, per non parlare del rischio di incontrare qualche serpente. Il responsabile per la sicurezza delle noci di cocco protegge le persone dalle noci di cocco che cadono dalle palme. Incidenti che hanno conseguenze gravi. Il responsabile si arrampica sulle palme, non di rado ad altezze di quasi 20 metri, e si sbarazza delle noci di cocco troppo mature, evitando il rischio che possano cadere e colpire ignari turisti. Il selezionatore di patatine ha il compito di individuare e rimuovere dalla produzione quelle venute male. Nulla sfugge al suo occhio e ogni patatina non all'altezza degli standard viene eliminata. Amsterdam è la città delle biciclette. Ce ne sono così tante che centinaia finiscono nei numerosi canali della città. Ed ecco che gli addetti al recupero di biciclette ripescano più di 14.000 bici dai canali ogni anno. La gran parte ormai arrugginite. Esiste chi guarda la vernice asciugarsi ed è uno specialista assunto per fare attenzione a ogni minima variazione di colore e consistenza della vernice mentre si asciuga. Il lavoro include anche l'osservazione del colore al microscopio. Questo processo serve ad assicurare la qualità e la tenuta del prodotto.
L'osservatore può anche pitturare lui stesso, pile su pile di fogli di cartone. Una procedura importante per capire la tenuta della vernice e il tempo che impiega ad asciugarsi, soprattutto nel caso di nuove miscele. Il cercatore di grinze ha il compito di assicurarsi che non ci siano grinze o smagliature sulle scarpe uscite dalla fabbrica. Le sue mansioni includono anche la stiratura delle eventuali grinze sulle scarpe. Per farlo, utilizza un ferro da stiro o un asciugacapelli. Più spesso però usa strumenti specializzati. I fazzoletti di carta vengono molto spesso aromatizzati in modo piacevole e l'annusatore di fazzoletti è la persona che deve assicurarsene. Si tratta di specialisti assunti appositamente per garantire che i prodotti non vengano messi in commercio con odori sgradevoli. Si tratta di un lavoro estremamente specializzato, anzi decisamente di nicchia. Il collaudatore di scivoli ad acqua deve controllare che gli scivoli presenti in hotel o acquapark siano divertenti e sicuri. Mettiamo che tu ottenga il lavoro e cominci a testare scivoli ad acqua in giro per grandi catene alberghiere. Il lavoro ti porterà sempre in giro, in viaggio da un posto all'altro. Ogni volta indosserai il tuo costume da bagno e ti metterai all'opera. Dovrai fare un sacco di prove su ogni scivolo, di persona, e fare attenzione a quanto velocemente scivolerai giù, quanta acqua è utilizzata sullo scivolo, e valutare l'intera esperienza. Il medico degli occhiali da sole è una figura impiegata nei grandi resort esotici. Deve ripulire le lenti, stringere le montature e risolvere ogni genere di inconveniente correlato a questo accessorio. Il nostro eroe pattuglia il resort ogni giorno, portandosi dietro i suoi preziosi attrezzi da lavoro. Il collaudatore di mobili è un professionista che testa la qualità di letti, cuscini e materassi. Viene letteralmente pagato per dormire. Sembra un lavoro da sogno, ma in realtà il collaudatore ha molte responsabilità. Ad esempio, deve riconoscere se un materasso è difettoso già solo sdraiandocisi sopra, o capire se gli angoli del letto sono abbastanza robusti per sedervisi. Il collaudatore di gomme da masticare, detto anche gommologo, passa le giornate a masticare gomme. Deve testarne consistenza e sapore e descrivere che sensazioni prova durante e dopo averle masticate. Ogni tanto gli viene chiesto anche di fare palloncini con le gomme, in base al progetto. Il suo compito principale, comunque, è la ricerca di nuovi sapori. Se non hai tempo per fare la fila o se detesti la sola idea di perdere tempo, puoi assumere un codista. Per un modico prezzo, il professionista ti terrà il posto nella fila, specie quelle più interminabili, come quando qualche nuovo prodotto viene lanciato sul mercato. Chi ha belle mani, belle dita o bei piedi può intraprendere la carriera di manista o piedista. Ed è una carriera molto ben pagata. Si tratta di posare per fotografie di specifiche parti del corpo per pubblicizzare gioielli, smalti e lozioni per le mani. Un istruttore di surf per cani viene assunto nei resort per insegnare il surf ai cani dei clienti. A quanto pare sono parecchio portati. Gli assaggiatori di Marmite devono assaggiare ogni singolo campione della famosa crema spalmabile a base di lievito. Controllano la qualità e la consistenza del prodotto. Devono anche fare attenzione che il gusto sia all'altezza degli standard di qualità del marchio.